culture da ignoranti, per questo che continuo a fare. Altrimenti corriamo il rischio di evitare di fare letture da ignoranti, di chiudere gli occhi e di sentirci dire che in realtà la Bibbia dice no, no, no. Una Bibbia dice delle cose, un'altra ne dice delle altre. Poi noi siamo liberi e dovremmo essere liberi di scegliere quella che ci piace di più. Noi che siamo qui in Italia, diciamo nell'Occidente cattolico, siamo cattolico, dobbiamo credere che l'Antico Testamento è fatto da 46 libri veri, cioè canonici, ispirati. Per Gerusalemme, diciamo per il canone ebraico, i libri veri sono solo 39, cioè 7 che sono veri per noi, per loro non lo sono. Se noi, i protestanti seguono sostanzialmente il canone ebraico, quindi anche per i protestanti 7 dei libri che sono veri per i cattolici, per loro non sono veri. Se noi fossimo nati presso i cristiani copti, quindi in Africa, ci sentiremmo dire che sono veri sostanzialmente i 39 del codice ebraico più altri libri che non sono veri né per gli ebrei né per i cattolici. Qual è la Bibbia vera? Chi ha ragione? Nessuno può dirlo. Nessuno può dirlo. Perché per i copti è chiaro che quei libri sono veri. E per noi invece sono falsi, perché c'è qualcuno che a tavolino stabilisce quali sono i libri nei quali dobbiamo credere e i libri nei quali non dobbiamo credere. E non ho ancora parlato di traduzione, cioè soltanto la Bibbia così com'è. Tra il libro di Isaia dei Masoreti e il libro di Isaia trovato nelle grotte di Qumran, che è sostanzialmente completo, ci sono più di 250 varianti, comprese parole intere, che ci sono nell'uno e non ci sono nell'altro. Cioè ogni gruppo si scriveva il suo libro e se lo riadattava. Ogni gruppo. Poi c'è un gruppo dominante che dice, adesso vi dico io, vi diciamo noi quali sono i libri veri. Ed è ovviamente dal gruppo dominante che comprensibilmente arrivano queste mail, perché questo è un padre domenicano. Ed è dal gruppo dominante che arrivano queste mail, perché non si può accettare che vengano raccontate certe cose, ma queste non dipendono dalle traduzioni, non c'entrano ancora come traduzioni. È proprio così come è la Bibbia, sotto gli occhi di tutti. Ed è una cosa che potete capire da soli. Basta avere voglia, insomma, di studiare un po', dedicarsi, eccetera, ma questa cosa qui è l'evidenza dei fatti e non c'entrano le interpretazioni. Che lì ci sia scritto Yod-Yod e che là ci sia scritto Yehua non c'entra con le traduzioni, è proprio scritto così. Dopodiché ognuno ovviamente sceglie la sua. Scrivendo dei rabbini americani, che sono di mentalità molto aperta, cioè studiosi, uno di loro, io avevo fatto delle domande su Abramo, avevo una serie di curiosità, e quindi gli ho chiesto delle cose. Secondo me Abramo era un sumero, vista la sua terra d'origine, visto il periodo, eccetera, eccetera, eccetera. E questa persona, che è il dottor Robert Wexler, che è il presidente dell'American Jewish University di Los Angeles, quindi docente israelita della Università Giudaica Americana di Los Angeles, mi scrive che la maggior parte dei moderni studiosi biblisti, loro, ritiene che Abramo non sia mai esistito. Abramo probabilmente non è mai. Most modern biblical scholars vuol dire studiosi, non scolari in inglese. Most vuol dire la maggior parte dei moderni biblisti loro ritiene che Abramo non sia mai esistito. Not everyone accepts that Moses was historical. Non tutti accettano che Mosè sia esistito. Lo scrivono in assoluta tranquillità. Con la Bibbia facciamo finta, che è molto meglio, ma facciamo finta. Poi Dio esiste, perfetto. Per fortuna non ha bisogno di questo libro.
perché se avesse bisogno di questo libro sarebbe molto malmesso. Dio esiste per gli uomini di fede, benissimo, io non ho nulla da dire. Ho qualcosa da dire se mi si dice che quel Dio lì è dentro l'Antico Testamento, allora qualcosa è da dirci. Allora, nessuna domanda? Sì. A proposito di Dio, qualcosa su Allah? No, nulla. Nulla, perché per parlare di Corano bisogna prima parlare di Nuovo Testamento, quindi devo fare la strada. Siccome per adesso non parlo neanche di Nuovo Testamento. Allora, questo qui, chi era quello lì? Perché poi questo è il succo del discorso, perché guardate, su tutto il resto, io adesso questa sera qui c'è l'ultimo libro che ho intitolato, consapevole, La Bibbia non è un libro sacro. La Bibbia non è un libro sacro perché, ripeto, la Bibbia non parla di Dio. La Bibbia ci racconta un'altra storia. Ci racconta la storia del rapporto tra un popolo e un individuo che la Bibbia dei Masoreti ci dice avere quel nome lì. Ed è un rapporto quotidiano, concreto, preciso, tra individui in carne ed ossa, lui compreso. Quindi non un rapporto tra un popolo e un'entità spirituale. Un altro dei miei libri è intitolato Non c'è creazione nella Bibbia. Perché così come la Bibbia non parla di Dio, la Bibbia non parla neppure della creazione. Cioè non parla della creazione dei cieli e della terra, di come è stato creato l'universo, no. No. La Bibbia ci racconta, ripeto, a partire dal primo versetto della Genesi, quello che viene tradotto, normalmente qui entriamo un pochettino nelle traduzioni, che viene tradotto con in principio Dio creò i cieli e la terra, l'ebraico ci dice che in principio gli Elohim hanno fatto una serie di cose in un posto dove c'era dell'acqua e della terra. Non hanno creato i cieli e la terra. Il termine ebraico che viene tradotto con creare è un termine che non significa mai creare, neppure una volta nell'Antico Testamento. Non solo, quella radice semitica non significa creare in nessuna delle lingue semitiche. Mai. Cioè il concetto della creazione, tantomeno il concetto della creazione dal nulla, non è presente nell'Antico Testamento. E anche qui, ripeto, io non so come sia nato l'universo. Per gli uomini di fede l'universo è stato creato da Dio. Benissimo, non c'è problema. Siccome non lo so, non posso né confermare né contestare, ma non me ne occupo neppure, perché tanto è una di quelle cose sulle quali so di non poter avere risposta, quindi non ci dedico neanche un minuto. Se poi la scienza un giorno ci dirà come è stato creato l'universo o come è nato l'universo, bene, diciamo ne prenderemo atto. Io mi occupo della Bibbia e la Bibbia non parla di creazione, solo questo. Ci racconta appunto la storia di un rapporto preciso tra individui. Guardate, ma devo tenerla perché sennò. Tra individui ai quali la Bibbia dà dei nomi precisi. Elio, Elohim, Yahweh. Questi sono i tre nomi con i quali si parla di quello che nelle traduzioni, e qui entriamo nel merito, viene reso con Dio. Allora, Elion è il termine ebraico che viene tradotto con altissimo.
Quindi tutte le volte che nelle Bibbie che avete in casa leggete l'Altissimo, in ebraico c'è Elion. Solo che Elion non è un nome, ma è, come si dice, un determinativo, cioè un, in particolare è un aggettivo che indica la caratteristica di uno. E Elion significa quello che sta sopra. Per esempio ci sono, è usato più volte nella Bibbia questo come aggettivo, per esempio non so se si parla di una costruzione, per esempio in Ezechiele si dice che aveva delle camere sotto e poi aveva una camera che era Elionà, cioè la camera superiore che sta sopra, quindi questo qui è uno che sta sopra. Poi si usa questo termine e quindi tradurlo con altissimo, diciamo, è tutto sommato abbastanza giusto. Non è giusto tradurlo col superlativo assoluto, ma non ha importanza, non sottilizziamo. L'altra parola è Elohim. Elohim è il termine ebraico che corrisponde al termine italiano Dio. Questo è un termine plurale, che viene reso al singolare in italiano, e tradurre Elohim con Dio è opera di pura, totale, assoluta, inequivocabile fantasia, perché nessuno al mondo sa cosa significhi il termine Elohim. Nessuno studioso serio di lingue semitiche dice Elohim significa Dio. Sono i teologi, i filologi teologi che traducono con Dio, perché non vuol dire Dio, non si sa cosa voglia dire. Quindi dovremmo almeno avere il buon senso, la correttezza di non tradurlo e di dire Elohim. Quando c'è Elohim diciamo Elohim, tenendo presente che è plurale, cosa che viene riconosciuta, perché non si può fare a meno, perché questa qui è la desinenza del plurale. Poi però si tenta in tutti i modi di far capire che è un plurale speciale, un plurale di astrazione, un plurale di dignità, un plurale maiestatico, perché in realtà vuol dire Dio, e quindi anche se è plurale si riferisce a uno solo. Poi c'è questo qui, Yahweh, che è un nome che compare a un certo punto dell'Antico Testamento e compare quando Mosè, che ha rapporto diretto con questo qui, anzi è il suo, come dire, comandante in campo che opera per conto di questo qui, gli dice: ma tu chi sei? Perché in sostanza Mosè dice: io devo convincere quegli altri a seguire te, però devo dire tu chi sei. Che Mosè gli chiede tu chi sei, perché sapeva bene che non era Dio, perché a Dio non si fa questa domanda, ovviamente. E lui gli risponde e gli dice: Eie Asher Eie. Questa è una frase di nuovo di quelle che viene tradotta: io sono colui che sono, io sarò quel che sarò, io ero quel che ero, io sarò quel che ero. Io da 3 anni dico che, e poi gli dice: poi mi ricorderete con questo nome. Non con Yahweh, perché quali fossero i suoni vocalici che lui ha detto non lo sappiamo e non lo sapremo mai. Una cosa è certa: quando lui ha detto mi ricorderete con Yahweh, la lingua ebraica non esisteva, quindi non sappiamo neppure in che lingua gliel'ha detto. La lingua ebraica è cominciata ad esistere circa 4 secoli dopo. Quindi in che lingua ha pronunciato questi suoni? Non lo sappiamo. Sappiamo che queste 4 consonanti sono state scritte circa 4.